Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova teoria Pokémon. Tra le tante cose che si possono dire che si sono dette sulla quinta generazione, forse solo una è certa. Con Unima, il mondo Pokémon ha acquisito una profondità di lore che difficilmente possedeva in precedenza. Un processo, a dir la verità, già iniziato con la quarta generazione, ma che con Bianco e Nero raggiunge il suo massimo apice. Ecco, partiamo da Bianco e Nero. Prima di questi due titoli non c'era una vera e propria contrapposizione tra le due versioni di gioco. Rosso e Blu, Oro e Argento, Rubino e Zaffiro, più che essere degli opposti, erano semplicemente degli elementi presi da un gruppo più ampio. Gruppo che potevano essere i colori, i materiali o le pietre preziose. Se ci pensiamo, è stata proprio la quinta generazione a introdurre in maniera esplicita nel mondo Pokémon il concetto degli opposti. E anzi, la stessa generazione si basa totalmente sulle contrapposizioni. Bianco e nero, umani e Pokémon, foresta bianca e città nera, civiltà e natura e non per ultimo, verità e ideali. Un bel modo per introdurre la quinta generazione, non trovate? Certo che sì, eppure il titolo parla di un altro argomento, cita un altro protagonista, Gechis, il padre di N, il capo del Team Plasma, un uomo senza scrupoli che non esita a sfruttare i cuori delle persone per raggiungere i suoi scopi. Cosa c'entra Gechis con gli opposti? E soprattutto, qualora fosse il polo di una contrapposizione, qual è il suo antagonista? Bene, quest'oggi vi darò la mia interpretazione di questo personaggio, quindi mettetevi comodi perché stiamo per entrare nella testa di Gechis Harmonia Gropius. Partiamo dal nome, ma non da quello italiano, bensì da quello giapponese. Tutti i nomi, infatti, che il boss del Team Plasma acquisisce nelle varie lingue sono delle semplici traslitterazioni del nome giapponese, che si pronuncia dunque Gechis, ma che è scritto G-Cis. Ed è già a questo punto che nel personaggio entra una contraddizione lampante. Dovete sapere che la quinta generazione non è semplicemente la generazione con le host più belle probabilmente di tutto il mondo videoludico Pokémon, ma è anche la generazione con le host più ricercate proprio da un punto di vista concettuale. Il nome giapponese di Gechis, quindi G-Cis, fa riferimento a due note musicali, per l'appunto G e C diesis, che in italiano traduciamo con Sol e Do diesis. Ed è tramite solo queste due note che l'intera host di battaglia di Gechis, per intenderla quella fatta di percussioni, si sviluppa. Potrebbe sembrare una semplice e divertente coincidenza, ma è troppo facile cavarsela così. Sol e Do diesis, se messe insieme in un accordo, producono infatti un suono altamente disarmonico, talmente disarmonico che nel Medioevo l'accordo di questo tipo è stato denominato accordo del diavolo ed è stato proibito proprio per il suo suono fortemente innaturale e fortemente dissonante. Eppure, se ci pensiamo un attimo, il secondo nome di Gechis è Armonia. Ed è qui che gioca la contraddizione. Come può un'armonia essere disarmonica, oppure una disarmonia essere armonica? Insomma, cosa significa questo secondo nome di Gechis? A questa domanda risponderemo tra poco, prima facciamo un passo indietro. Ok, abbiamo capito che con Gechis pare che ci sia un'armonia disarmonica e innaturale. Con quale altro personaggio potremmo riscontrare un'opposizione in questo senso? Se vi chiedessi ad esempio di dirmi un personaggio innocente, un ragazzo cresciuto nella natura, un ragazzo dal cuore puro che contrasta la malvagità di Gechis, cosa mi rispondereste? Per chi ha sussurrato il suo nome, bravi. Per gli altri stiamo parlando ovviamente di N. N, che è poi un'abbreviazione di Natural Harmonia Gropius, un'armonia questa volta sì davvero naturale, davvero pura. Peraltro è molto curioso il fatto che N in questo senso sia molto legato alla matematica. N significa letteralmente numeri naturali. L'arpeggio che accompagna l'effettiva host di battaglia di N riproduce in realtà la sequenza dei primi numeri primi, che è molto cacofonico, ma è effettivamente così. È sempre N poi che al collo porta una spugna di Menger, un oggetto la cui funzione matematica è davvero troppo complessa da spiegare in questo video. E dai dialoghi stessi che abbiamo con N all'interno dei titoli si riscontra un interesse da parte di questo personaggio per le scienze. E siamo nel 2019, ragazzi, lo sappiamo, la natura e il suo sistema si regge tutto fondamentalmente su leggi matematiche e dunque sull'armonia. Ora ricapitoliamo quello detto finora. Perché ci sia N potremmo identificare queste analogie. N uguale numeri naturali uguale armonia. Gechis uguale Sol e Do diesis uguale disarmonia. A questo punto però abbiamo lasciato indietro un quesito in sospeso, ossia il secondo nome di Gechis. Quell'armonia messo lì come secondo nome, che cosa sta a significare di fianco a un primo nome che invece rappresenta, come abbiamo visto, la disarmonia? Per capirlo analizziamo lo scopo che Gechis tenta di raggiungere nella trama, ma soprattutto come cerca di raggiungerlo. Certo, il suo obiettivo è quello di diventare il sovrano incontrastato di Unima, revocando a tutti eccetto se stesso i Pokémon, ma lo fa promettendo altro. Lo fa promettendo un mondo utopico e armonico
in cui uomini e Pokémon possono vivere felicemente separati. Insomma, Gechis, nel promettere subdolamente un'utopia, in realtà cerca semplicemente di dominare la regione, distruggendo quella che di fatto è già un'armonia, ossia quella tra uomini e Pokémon. D'altro canto abbiamo N, un ragazzo che desidera veramente un mondo utopico, un mondo senza ingiustizie, un mondo in cui tutti possano vivere senza arrecarsi danno a vicenda. Potremmo dunque estendere l'analogia fatta precedentemente a questa. N uguale numeri naturali uguale armonia uguale utopia. Gechis uguale sole diesis uguale disarmonia uguale distopia. Ma perché N vorrebbe un'utopia in un mondo che di fatto è già utopico? Del resto i casi di conflitto tra uomini e Pokémon, come ben sappiamo, sono molto rari nel mondo Pokémon, e anzi, siamo tutti d'accordo che tra queste due creature ci sia un legame di fondo indissolubile. Dunque, perché volere tutto ciò? Beh, perché come ben sappiamo N non è cresciuto nel mondo di uomini e Pokémon, è cresciuto in un mondo diverso che all'interno di quattro mura domestiche gli ha messo davanti una realtà che di fatto era distorta. N non ha conoscenza del mondo esterno perché questo è stato manipolato ai suoi occhi. N crede che il mondo esterno sia diverso, crede che i Pokémon e gli uomini combattano continuamente, crede che l'odio tra uomini e Pokémon sia la norma e alla fine della trama arriverà a ricredersi. Ma aspettate, chi è che costringe N a questo? Chi è che lo mette in questa situazione? Beh, Gechis. Credo sia proprio a partire da queste osservazioni che N e Gechis insieme acquisiscono un senso molto più profondo di quello che già possiedono. N è un ragazzo puro, ingenuo, un ragazzo totalmente scollegato alla realtà che Gechis utilizza per mettere in atto quello che è il suo terribile piano, che è decisamente reale. Messo a contatto con la realtà del mondo esterno, l'ideale di N non può che sgretolarsi perché di fatto si confronta con una realtà che è diversa. E in questo modo, come tutti gli ideali, diventa a sua insaputa uno strumento per ottenere potere. L'ideale puro contro la squallida realtà. E non a caso verità è sinonimo di realtà, intesa come puro stato delle cose. Lo scontro tra verità e ideali non è semplicemente quello a cui assistiamo tra N e il giocatore, ma permea di significato l'intera trama di quinta generazione. Gechis, come il peggior politico, coltiva in N un ideale che di fatto è distorto, frutto di una manipolazione della realtà, per ergerlo poi a fantoccio per ottenere potere, e l'ideale di N inevitabilmente si sgretola a contatto con la verità. Ma in Pokémon Nero N non si schiera con la verità controllando Reshiram? Ne siamo proprio sicuri? Vi siete mai chiesti perché le copertine di Pokémon Nero e Bianco siano, per così dire, invertite? Perché vi siano i leggendari opposti al colore? Io sì, molte volte, e credo oggi di aver trovato una risposta soddisfacente. Non solo il contrasto tra verità e ideali riempie di senso tutta la quinta generazione, ma i due concetti si mescolano anche tra di loro. Non c'è ideale che prima o poi non si confronti con una realtà, e non c'è nessuna realtà che sussista senza l'esistenza di un ideale. Il Team Plasma non sarebbe nulla senza N e non concluderebbe nulla senza Gechis. Ed è proprio sul finale che le due facce della stessa medaglia si rivoltano una contro l'altra, si confrontano, si affrontano e inevitabilmente a quel punto, come se si fosse tolta la faccia di una medaglia, tutto il castello del Team Plasma crolla miseramente. Del resto, ho sempre trovato curioso come N in Pokémon Nero, combattendo per la verità, alla fine si ritrovi nel falso. Insomma, se ci pensiamo, anche nel difendere la verità, N in realtà si sta solo illudendo. Non è la verità che sta difendendo, è tutto sommato un ideale. Questo solo in apparenza contraddice l'intera intelaiatura dei due giochi. Perché come abbiamo già detto, non c'è verità che non si alimenti di un ideale e non c'è ideale che esista senza una verità. E dunque di fatto non esiste una verità pura. Non esiste una verità pura, come la intende almeno N, che alla fine non fa altro, anche nel difendere la verità, che ergere a livello di verità quello che alla fine è sempre un ideale. E del resto, come biasimarlo, come dargli torto, non è di certo il primo che lo fa. Elysio non spaccia forse per vere le sue convinzioni ideologiche? Non è forse così che sono nate tutte le più grandi rivoluzioni e le più grandi dittature? Non nasce un po' tutto mescolando quello che è un ideale che noi pensiamo e quella che di fatto è una realtà in cui viviamo? E del resto è proprio Gechis ad adottare N e a farlo diventare umano, come N stesso ci dice. In assenza di contatto con la realtà, N rimarrà per sempre un ideale astratto, non sarà mai una persona. Gechis di fondo adotta N come si adotterebbe un pensiero, senza legame di sangue e senza pensarlo veramente. La quinta generazione secondo me è la migliore perché si erge su un'intelaiatura che rappresenta tutto il pensiero della nostra civiltà. Se noi lanciassimo nello spazio un DS, delle cartucce di Nero e Bianco e un modo per tradurle, un alieno potrebbe arrivare a comprendere come noi uomini pensiamo e come abbiamo pensato per tutta la nostra storia millenaria. Beh,
Scusate se è poco. Detto ciò, la teoria di quest'oggi penso che si possa concludere qua. Io spero che vi sia piaciuta. Se è così, ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Fatemi sapere qui sotto che cosa ne pensate di tutto ciò che abbiamo detto. Sono consapevole di aver fatto un video molto filosofico a questo giro, ma era davvero da tantissimo tempo che l'avevo in mente e finalmente sono riuscito a portarvelo. Vi invito anche a passare dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!